Rocco dorme? Fatico meno con le pazienti sotto ormoni. Adesso tu vai subito a dormire, ma prima ti vai a lavare i denti perché hai l'alito di un fagocero. Dammi un bacio. Dai un bacio al papà. Maria. E scompari, forza. Uno, due, uno, due. Lo so che cosa hai fatto, sai? Una patatina, la posa. Ti fa molto male, ma non parlavo della patatina. Di cosa allora? Della faccenda delle tue amiche, le sorelle. Vuoi giocare a fare Dio? Sai quei due meravigliosi rompicoglioni di là? Sono nati nello stesso identico modo. Ma in Canada, dove c'è una legge da anni, qui da noi è reato. Una volta l'interruzione di gravidanza era reato. Il voto alle donne è un'utopia. Per quello che abbiamo fatto io e te stanotte, c'è ancora la pena di morte in parecchi paesi del mondo. Vuoi andare in carcere, Nicola? E che c'è paura che trovo uno più sexy di te in cella? No, per favore, non fare lo spiritoso. Non fare lo spiritoso con me. Non ti permettere. In Italia tu sei ancora l'unico genitore legale dei nostri figli. Se ti succede qualcosa, che fine fanno i bambini? Noi stiamo lottando da anni perché anche io venga riconosciuto come padre. E tu vuoi rovinare tutto quanto. Per chi? Per un'amica che non ha avuto le possibilità che abbiamo avuto io e te. Non so se ti interessa, ma io non lo farei. L'ho già fatto, è troppo tardi. Perché negare a qualcuno il piacere di svegliarsi di notte con un dinosauro sotto il culo?